Ciao ragazzi, come state? Oggi vi voglio far vedere una lezione di cucito per tutte le nostre ragazze, ma anche per i ragazzi che vogliono provarci. Serve un ago, ok? Serve il filo e sicuramente serve una maglia da aggiustare, un calzino, qualsiasi cosa che abbia un buco o un taglio. Io oggi ho preso una maglia che ha un taglio, è una maglietta V. E quindi decido di cucirla per metterla a posto. Bisogna infilare dentro la cruna dell'ago il filo possibilmente deve essere del colore della maglietta. Una volta che ho fatto questa operazione, allungo il più possibile, perché se è un bel taglio devo allungarlo molto, ok? Poi taglio il filo all'estremità. Una volta tagliato il filo all'estremità, devo fargli un nodo, ok? Quindi devo chiudere l'ago, altrimenti quando vado a cucire mi scappa via. Quindi devo farci un nodo e chiuderlo. Qui ci vuole molta manualità, eh? Quindi può essere un po' lunga. Però ci vuole pazienza. Una volta che ho effettuato questo nodo, eccolo, parto con l'ago, ok? E inizio l'operazione di cucitura. Come devo fare? Entro da una parte ed esco dalla parte opposta. Va bene? Questa è l'operazione. Che richiede un po' di pratica. Vedete il filo? Lo devo allungare fino quasi a terminare. Entro da una parte ed esco dall'altra. Devo percorrere un po' tutto il taglio della maglietta. Entro da una parte ed esco dall'altra. Vedete? Lì. Vi consiglio di non tirare troppo forte, altrimenti si crea solo un nodo. Poi lo chiuderemo alla fine. Non vi preoccupate. Una volta che siete arrivati quasi al termine del taglio, adesso vi faccio vedere, è l'operazione più difficile. Scegliete bene l'ago, più l'ago è grosso, più riesco ad infilare una parte di tessuto dura. Lo potete fare con un paio di scarpe, con una maglietta, con un paio di calze, qualsiasi cosa abbia un taglio o un buco. Al termine, vedete che ho infilato una serie di buchi. Con l'ago percorro tutto il passaggio che ho creato. Quindi ci vado sotto ed esco dalla parte opposta. Una volta che sono uscito dalla parte opposta, si crea un buco. Con l'ago ci devo andare dentro. E poi tiro forte, ok? Tiro forte, una volta che ho tirato, posso tagliare con la mia forbice. Vedrete che non si stacca più. Non lo so, provate anche voi a casa e poi mi fate sapere com'è andata Ah, lo l'operazione. schiaccio.